Alza le braccia. Abbiamo appena lasciato lo zio alla vigilia del big match, alla settima di campionato di Serie A. Si incontrano gli Asfalti Varrà e l'Affari d'Oro. È un po' la partita che tutti si aspettavano. Affari d'Oro che arriva da seconda in classifica a un punto dagli Asfalti Varrà e si prepara a volergli fare lo scherzo di carnevale. Qual è l'atteggiamento che avrà l'Asfalti oggi e soprattutto cosa ti aspetti dalla partita? L'atteggiamento deve essere il solito: giocare, giocare per vincere, cercare di guadagnare il risultato. Non è facile, non sarà facile come le altre, ma tutte le partite, se non le affronti con la giusta grinta, non riesci a portarla a casa. Questa ancora di più, è il punto che c'è in differenza, è zero praticamente, non esiste. Sono anche d'accordo sul fatto, dicono in tanti, che non sarà decisiva perché c'è tutto un ritorno, quindi tutti gli altri scontri diretti, però dovessimo vincere noi sarebbe un mattoncino in più, se no andremo a rincorrere. Non sarebbe la prima, non sarà l'ultima volta, si sa. E poi la squadra dello zio non è che mi dice come si dice, tanto di rispetto, tanto di cappello. Lo zio ha detto che la sua arma vincente sarà come al solito il cuore delle squadre dello zio. Qual è l'arma in più, quel quid che può mettere l'Asfalti in questa partita? Ma noi siamo amici, una buona squadra, giochiamo tutti insieme, non ci sono screzi, non c'è praticamente niente, anche perché giochiamo insieme ormai da tanto, sì, qualche innesto che però già ben collaudato, e penso che questo alla lunga ripaghi. Noi dobbiamo giocare, siamo quasi perfettamente una squadra, diciamo. Un augurio quindi a tutte e due le squadre, soprattutto a tutti quelli che sono venuti a vedere il big match, sperando in una gran partita e grande spettacolo. Ci vediamo dopo. Alla prossima.